La domanda delle domande. Ma l'attrezzatura conta davvero? La mia risposta è sì, ed oggi vi mostro tutta quella che utilizzo per fare video. Il mio percorso nel mondo video inizia circa 5-6 anni fa. A quel tempo mi ritrovavo a girare utilizzando semplicemente il mio iPhone e qualche lampada da scrivania. Giravo principalmente video di viaggi e videocomedy per YouTube. Successivamente, invece, cominciai a fare i primi upgrade. Anzitutto, l'ultimo iPhone sul mercato, il grandissimo iPhone 8, che riusciva a sfornare i primissimi video in 4K come si deve. Acquistai anche il mio primo gimbal, stabilizzatore per iPhone della DJI. A quel tempo, il fantasmagorico DJI Osmo, il primo della serie. Tanto per fare un'idea, oggi siamo al 6, mi sembra? Inutile dire quanto fossi impressionato e gasato dalle prestazioni e dai risultati che cominciai a ottenere. Vi lascio un esempio nelle schede qui in alto, così potete farvi un'idea. Di lì a qualche anno più tardi, il mio primo vero e proprio investimento per cominciare a fare sul serio. Acquistai quindi la mia primissima mirrorless, una Sony A7 Mark II, con la quale cominciai a cimentarmi in modo più serio alle produzioni video e con la quale iniziai a fare i miei primissimi lavori retribuiti. Ma vi starete chiedendo perché vi ho raccontato questo? Perché all'inizio ho detto che reputo fondamentale l'attrezzatura in questo mondo? Nel mio percorso fino ad oggi mi sono reso conto di essere più tecnico che creativo e di tenere molto più alla tecnica e alla qualità piuttosto che al contenuto. So bene che è un principio anticonformista, ma secondo me per fare un buon video è importante curare anche l'aspetto qualitativo del contenuto. Forse non molti di voi lo sanno, ma in questo settore per ottenere un prodotto video valido si impiega parecchio tempo. Dal trovare l'idea, alla preproduzione, fino al montaggio finale. Poiché questo percorso richiede tempo, impegno ed edizione, reputo che sia opportuno realizzarlo al massimo della qualità possibile. Questo è comunque un pensiero che ho ad oggi, in seguito alle esperienze che ho avuto e ai percorsi che ho intrapreso. Resta opportuno, per quanto importante, non fossilizzarsi solo ed unicamente sull'attrezzatura. Rispetto per esempio a quando ho iniziato io a entrare nel mondo video, ad oggi ci sono degli strumenti entry level veramente molto validi. I risultati si possono quindi anche ottenere con ingegno ed edizione. Chiudendo un po' questa parentesi, prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, mi sento vivamente di consigliarvi di valutare bene l'acquisto dell'attrezzatura, in base alle vostre necessità. Perché questo è un mondo molto costoso, ed è molto facile farsi prendere dalla mania dello shopping. Iniziamo quindi dagli accessori, oggetti che ho ma che non utilizzo per ogni singola produzione. Il primo oggetto di oggi è questo Hollyland Mars 300 Pro, trasmettitore video HD. L'ho acquistato per lavorare sul set con altre persone. È comodissimo per trasmettere l'immagine video direttamente su app di chi riceve il segnale. Non è un radiotrasmettitore, ma è comunque un ottimo compromesso come primo TX da acquistare. Passiamo all'audio, con questo Tascam DR05X, registratore di audio esterno che vi permette di avere la traccia audio separata e non embeddata con il video. Tascabile e dotato di ottimi microfoni stereo. Lo utilizzo principalmente se necessito di un backup audio durante, ad esempio, un evento. Microfono Rode, questo qua, è praticamente il mio muletto per l'audio. Non il top di gamma, ma comunque perfetto per le mie esigenze e per il mio utilizzo. Utilissimo per la registrazione di suoni durante la fase di sound design e per la registrazione di voci per un'ottima qualità del parlato. A questo punto passiamo all'attrezzatura che utilizzo maggiormente, ovvero quella che porto praticamente sempre con me. Inizierei da lei, la camera che sta registrando questo video. Una Panasonic Lumix S5, una vera e propria potenza di mirrorless, la qualità prezzo che veramente a livelli estremi. Ci permette di registrare video in 4K a 60 fps, in 422 a 10 bit. Comprende inoltre un profilo vlog con il quale potremmo sbizzarrirci nella fase di color grading. Insomma, una camera degna di rispetto e che potrebbe essere oggetto di un prossimo video. Insieme a lei la lente definitiva, un 24-105 f4 macro e stabilizzato. La versatilità fatta lente. Il tuttofare d'eccellenza. Copre quasi tutte le lunghezze focali più utili ed è luminosa quanto basta con il suo f4 fisso. La stabilizzazione e la macro l'hanno resa la mia lente definitiva. Ronin SC per le riprese stabilizzate. Utilizzarlo sembra di girare strisciando letteralmente sull'olio. La versione SC, il perfetto compromesso tra qualità e prezzo. Un po' datato rispetto agli ultimi modelli, ma sempre ottimo per quello che deve fare. Fondamentale per riprese in movimento e anche per farsi un po' grossi. Ormai nell'arsenale di un buon videomaker non può mancare un drone. Ed io ho scelto lui, il DJI Air 2S. Il mio occhio dal cielo, il drone perfetto in tutti gli ambiti. Qualità video, qualità foto,
praticità d'uso, autonomia, active tracking per il tracciamento di un soggetto con volo autonomo. Insomma, una vera e propria bestia di drone. Passiamo a questo punto alle mie scelte per la post-produzione. Con tutti questi 1000 euro di roba mi sono ritrovato con girati lunghissimi e pesantissimi. Ed ho dovuto quindi piano piano fare degli upgrade anche per quanto riguarda la fase di edit. Davvero fanboy Apple, non potevo che scegliere questo fantastico MacBook Pro M1 da 14 pollici. Vi garantisco che per chi come me fa foto e video è la scelta definitiva. Esteticamente impeccabile, comodo e potentissimo. Considerate che riesce tranquillamente a gestirmi una timeline in 4K con il color grading attivo senza minimamente perdere un frame drop. Veramente il best buy che avessi mai potuto fare. Per montare video utilizzo una SSD esterna da 256 GB, sulla quale volta a volta trasferisco tutto il girato video e che mi permette quindi di editare direttamente su archiviazione esterna. Per tutti i backup invece utilizzo questo hard disk da 4 tera, veramente bello e robusto, con un'ottima velocità di lettura e di scrittura. Per ultime ma non per importanza utilizzo una GoPro Hero 8, utilissima e fondamentale per i travel blog. Un kit di stativi con fondali verde, bianco e nero. E la mia prima camera, alla quale sono un po' affezionato, devo essere sincero. Mi accompagna per ora come seconda camera per gli shooting fotografici e per le interviste. Ma come ho fatto? Stavo quasi per dimenticarmi di loro. Il mio kit di luci, dimmerabili e bicolore, eleganti, compatte e con la possibilità di alimentarle sia a batteria che con il cavo. Non ottime in tutti i contesti, ma efficaci per un classicissimo light setup. Ed eccoci giunti alla conclusione del video di oggi. Questa è tutta l'attrezzatura video che possiedo, che mi sono costruito piano piano nel tempo. Ci tengo a ribadire, come ho detto nel video precedente, che il miglior consiglio che posso darvi è fare. Girando e rigirando scoprirete quali sono le vostre necessità e le vostre mancanze sul lato attrezzatura. Ma ricordatevi che molte idee possono comunque essere realizzate con un po' di ingegno. Detto questo, quindi noi ci vediamo al prossimo video.